Siamo con il professor Coppola. Vogliamo parlare di aborto e dell'aborto causato dall'uomo, perché durante il congresso della Società Italiana di Andrologia lei ha tenuto un seminario proprio sulle cause di aborto con una responsabilità da parte dell'uomo. Non si sente quasi mai parlare di una responsabilità del marito. Il figlio si fa in due ed è per il 50% dell'uomo. Quindi, se ci sono delle cause di insuccesso riproduttivo, di aborto, sicuramente ci sarà un 50% dovuto all'uomo. Purtroppo l'altra faccia della luna oggi non viene vista, non viene presa in considerazione, anche perché il medico a cui la coppia si rivolge è spesso un ginecologo. È un ginocentro, quindi a questo punto questa situazione porta a delle incomprensioni nella coppia. Incomprensioni perché molto spesso si fanno degli accertamenti sulla donna, anche molto approfonditi, anche strazianti, senza sapere che magari l'uomo, perché ha concepito, potrebbe avere in quell'unico spermatozoo un'alterazione del DNA tale da impedire un concepimento. O meglio, se non lo impedisce, impedire che i genomi, cioè il DNA materno, si fonda bene con il DNA paterno. Ed è questa la cosa importante, andare a studiarsi il DNA degli spermatozoi. Sin dall'inizio, prima che una coppia instauri un progetto riproduttivo, sia in vivo che in vitro, sia cioè con metodi naturali oppure soprattutto prima di una tecnica di fecondazione in vitro. E quindi non dare la responsabilità solamente alla donna, ma anche all'uomo.